abbiamo chiuso come ci eravamo prefissi l'anno passato, lo abbiamo chiuso sia in termini sportivi con un risultato eccellente, lo abbiamo chiuso in termini economici con un risultato che era in linea con le aspettative che ci eravamo dati all'inizio del campionato. Abbiamo riprogettato la nuova stagione con uno spirito nuovo e con una capacità di aggregazione che via via si è venuta realizzando intorno a questa società, intorno a questa squadra. L'obiettivo che abbiamo è quello di fare bene, l'obiettivo che abbiamo è quello di allargare questa società ad una massa di soggetti, ad un numero di soggetti ancora maggiore. Il campionato di eccellenza sicuramente è un campionato più importante, sicuramente con una visibilità maggiore, perché comunque abbraccia tutto il territorio della regione dell'Umbria e coinvolge le maggiori città cittadine del territorio. Quindi abbiamo l'obbligo, abbiamo il dovere morale di fare una cosa che rappresenti Foligno degnamente nel panorama calcistico e non solo dell'Umbria. Per fare questo siamo partiti con un progetto sportivo che poi vi illustrerà il direttore, ma il progetto sportivo abbiamo pensato di fare un progetto basato sulla qualità, non sulla quantità. Quando abbiamo cominciato a ragionare del nuovo Foligno Calcio abbiamo pensato di costruirlo con forse un giocatore in meno, ma quelli che vengono a Foligno devono essere il top che la categoria consente, che la categoria impone. Quindi siamo partiti, a detta dei tecnici, a detta degli addetti ai lavori, prima di tutto con la riconferma del nostro capitano, che comunque è la bandiera di questa squadra, e poi abbiamo cercato di trovare sul mercato i top player, quelli che potevano fare e che possono fare la differenza. Questo è per quanto riguarda l'aspetto sportivo. Per quanto riguarda l'aspetto societario, come abbiamo più volte detto e ripetuto, questa società si sta ampliando, ha coinvolto in toto sia la Vis Foligno che il Sant'Eraclio, e comunque dal mese di luglio, la fine del mese di giugno, inizi il mese di luglio, partirà anche la trasformazione e avrà corpo anche al progetto della trasformazione da ASD in SRL, con una quota di capitale riservato all'azionariato popolare. Ma di questo ne parleremo in una fase successiva. Oggi siamo qui per presentare i nuovi acquisti, quindi io passo la parola prima a Pino Feliciotti, che dirà due parole sul progetto, e poi il direttore sportivo, che vi illustrerà capacità e prospettive di questa squadra. Da quello che è stato l'anno zero, da dove siamo partiti, e con la parte di città che ci ha seguito, stiamo cercando di dare continuità a quel progetto. Devo ringraziare i presidenti e le società Sant'Eraclio e Vis Foligno per la collaborazione che ci hanno dato, e da questo primo luglio, da questa nuova stagione 18-19, partirà una sinergia ancora più forte fra le realtà, quindi di fatto saremo una struttura quasi unica. E questo ci permetterà di programmare meglio anche tutto quello che è l'aspetto del settore giovanile, nel quale stiamo facendo delle grosse variazioni, e poi le annunceremo strada facendo, però si sta cercando, visto che la prima squadra corre va veloce, si sta cercando di adeguare il settore giovanile a quello che deve essere la necessità per ottenere ricambi e giovani fuori quota per quelle che saranno gli anni a venire, e speriamo anche le categorie a venire. Allora, per quanto riguarda la presentazione dei giocatori, come ha detto il Presidente, siamo andati abbastanza veloci, devo dire che da tutti quanti loro abbiamo avuto
risposte quasi immediate, nel senso che la prima cosa che abbiamo cercato è la volontà di venire a giocare per questa maglia e per questa piazza. Devo dire che con tutti quanti loro, chiaramente escluso il capitano perché non c'era dubbio su questo, ci abbiamo avuto risposte praticamente immediate. Oggi presentiamo Filippo, vabbè, presentarlo è praticamente inutile. È inutile poi presentare Filippo perché ormai è un pezzo, è come un pezzo di casa, no? Quindi per quanto riguarda i nuovi invece il primo è presente perché è qui vicino a me, Giacomo Corini. Giacomo è un giocatore che c'ha. È un giocatore che ha oltre 300 presenze in interregionale, l'anno scorso era a Montevarchi, lui è originario di San Sepolcro. È un giocatore che per questa categoria è assolutamente il lusso, tant'è vero che non l'ha fatta mai, anzi l'anno scorso giocava per provare a vincere il campionato interregionale. Da lui quello che abbiamo visto subito appunto è la grossa disponibilità a venire a giocare per questa città e per questa maglia, questo gli ha reso merito. Francioni Emanuele è il capocannoniere di due stagioni fa dell'Eccellenza, l'anno scorso era a Villa Biagio, era uno dei tre magnifici là davanti del Villa Biagio insieme a Cardarelli e Brunori, è un giocatore che praticamente si presenta da solo, quindi anche questo penso che sia un acquisto che per la categoria sia assolutamente un lusso. Per quanto riguarda Thomas, 20 anni, Thomas viene dall'Angelano, anche lui c'è. Anche lui ha svariate presenze in interregionale, un giocatore l'anno scorso ha fatto 10 gol, 9 all'Angelana, è un giocatore che anche lui per la categoria secondo noi è un lusso e comunque rientra appieno in quelle che sono le caratteristiche che andavamo cercando su quella tipologia di giocatore. Come mai questa scelta di Foligno, da Montevarchi a Foligno? Ma vabbè, sicuramente la piazza ha voluto dire tanto. Comunque è una società che ha sempre fatto i professionisti, qualche anno di Serie D, ma insomma sicuramente la piazza mi ha spinto a dire sì alla proposta del direttore. Poi non ho guardato la categoria e niente, speriamo di far bene e di far parlare il campo. Io non sono di molte parole, preferisco far parlare il campo. C'è poco da dire, non vedo l'ora di iniziare e niente. Non vedo l'ora, luglio, ma sono vacanza. Ma vacanza quindi niente, sono contento della scelta che ho fatto, sono insomma, speriamo di iniziare bene. E tu c'è un centrocampista centrale. Centrocampista centrale, sì. E insomma, di portare tanto entusiasmo e provare. Gente allo stadio. Veramente, tanta gente allo stadio e provare a vincere, dai. Velocissimo, io ringrazio tutti. Tanto il mister, che vabbè, mo sono 2 anni che lavoriamo insieme. Speriamo, abbiamo vinto tutti e 2 anni. Allora, 2 anni abbiamo vinto, 2 anni, speriamo di fare 2 senza 3. Ringrazio tutta la società, da ora quelli che ci sono qui, da Lorenzo fino, vedo Mariano lì, vabbè, il presidente, per la fiducia, comunque sia, per un altro anno insieme. Niente, io sapete tutti, mi conoscete tutti troppo bene oramai, sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra, da tutti i tifosi, da quelli che ci sono e quelli che non ci sono. E niente, come ha detto lui, proviamo a portare entusiasmo e ci proviamo a far bene e a provare a vincere il campionato, poi una sola ne vince, però speriamo che siamo noi un'altra volta. Questo è. Buongiorno, sì, aspetta i gol, naturalmente è una cosa che dà tanta responsabilità, però è una responsabilità che è un piacere avere, perché con tutto il rispetto per le altre squadre e con i dovuti paragoni, quando mi ha chiamato il direttore è come che ti chiama Real Madrid, cioè c'è poco da dire e poco da fare. E si entra in una società vincente,
in un gruppo vincente, gli ultimi due anni si è vinto, quindi sta a noi cavalcare quell'onda attraverso solo una cosa, come diceva Giacomo, attraverso il campo e la responsabilità proprio di allenarsi prima di tutto e poi di giocare. E poi appena ho concluso, la prima cosa che ho fatto da attaccante, sono andato a vedere i gol della passata stagione e sono gol che non vedi in altre squadre, quindi il contesto in cui li fai, no, sono andato a cercarli io. Perché c'erano il CD. E quindi non vedo l'ora, ecco, di esultare più possibile e di vincere più possibile. Ciao a tutti. Beh, speriamo, dai. Come hanno detto gli altri, rifiutare Foligno in questo momento credo è quasi impossibile. È inutile negarlo, tanto siamo venuti qua per provare a vincere. Vincere non è mai facile. Però speriamo di portare tanta gente allo stadio, tanti tifosi che ci devono una mano tutte le domeniche. Insieme a loro sicuramente proviamo a costruire qualcosa di importante. Dopo, tanto il campo è l'unica medicina e sarà sempre solo lui a parlare. Però noi ce la metteremo tutta, daremo il massimo come ho sempre fatto. Ringrazio il direttore e la società per la fiducia e speriamo di iniziare il prima possibile, dai, nel modo migliore. Io volevo aggiungere una cosa, brevissima. Sia nelle trattative che abbiamo fatto l'anno scorso e nelle trattative che abbiamo fatto quest'anno, al di là del fatto del valore della società, di tutto, è emerso un dato importante, fondamentale, il valore della città. Il peso della città, la rappresentatività, la rappresentanza che questa città ha nel panorama regionale. Perché noi l'anno scorso eravamo partiti con la folignalità come elemento di partenza essenziale. Quest'anno lo abbiamo un po' ampliato, siamo rimasti sempre nell'ambito regionale, un po' ampliato. Però anche in ambito regionale, quello che ha pesato per la scelta definitiva non sono stati i soldi, è stata la città. Quindi io da una parte auspico che questi ragazzi diano il meglio di sé perché sono veramente, come dicevo prima, dei top player, ma io auspico anche che la città dia il meglio di sé per non deludere questi ragazzi, perché hanno fatto una scelta che va al di là del valore economico, hanno scelto la città di Foligno e questo non è sempre facile, non è sempre scontato. Quindi io mi auguro che la città segua la squadra, segua questi ragazzi, perché loro sono in una fase della carriera che venire a Foligno rappresenta o può rappresentare un punto di partenza importante. Bravo Guido.